intanto approfitto per vedere le riviste che ci sono vari professionisti. Lui è un medico chirurgo, un medico odontoiatra, poi seguirà anche Antonio Scalabrino, la dottoressa Fanisi. Dire che sono medici chirurghi è molto restrittivo, come detesto anche se la prendete. Io dico sempre, dottori si diventa sul campo, dopo si diventa dottori. Cioè, perché uno dice, cosa fai? È il medico pediatra. Sì, ma arrivi anche al Nobel, se, cioè il Nobel c'è anche lo scrivacchino. Ecco, questo è tanto per distinguere che il dottore si diventa sempre dopo. Voglio, e Simonetti Vincenzo lo sentirete dopo, insomma, che ecco, anche lui dire, è molto restrittivo dire che sei un medico chirurgo, secondo me. Vabbè, comunque tanto per dire. Allora, è stato un onore questa cosa, perché questa relazione, tra l'altro, mi è molto facilitata dal fatto che Serena ha fatto una bellissima. E quindi io vado molto più sul... E tra l'altro che Vincenzo ha parlato di macrofago, come del resto lo stesso Giorgio ha parlato del piano. Quindi questa, diciamo, è un tributo al fatto che, lo vedremo subito adesso, quando c'è stata una telefonata di circa un mese fa, che anzi un messaggio che mi ha mandato, mi ha detto guardati le news mediche, e io ho visto che è andato il premio Nobel a questi, soprattutto a Semenza, che io da anni seguiamo questa cosa, anche un grande... Diciamo, era una specie di magone, avevamo detto, perché diciamo, è possibile che non riesca a essere riconosciuto questo ruolo. Quindi, allora, quando si parla di danni possico, avete sentito, guardate, che tutti i colleghi che mi hanno preceduto hanno puntato una cosa importante, ad esempio, la domanda che lei ha fatto sul... mi dico subito, intanto per fare un dibattito, no, non è reale, cioè nel senso, perché non si va a vedere quella intracellulare. Può essere, diciamo, plasmatesi, ma non è reale, cioè l'intercellulare è un'altra cosa, insomma, della propria, ci vogliono strumenti molto sofisticati a livello anche, diciamo, di ricerca. Vedete che il decremento di pressione basale d'ossigeno, di tipo ischemia, di ossia, eccetera, eccetera, porta come conseguenza innanzitutto, la cosa che tu dicevi, Serena, dell'aumento della glicolisi anaerobia, però una finta, cioè una situazione un po' particolare, perché e produzione dell'acido lattico, ovviamente decremento del pH e quindi aumento dell'acidità, e questo porta come purtroppo conseguenza poi la condensazione cromatinica e la denaturazione proteica. Ma poi seguono altro, contemporaneamente però, questo è il fatto drammatico di danni possico, viene anche inibita la fosforilazione ossidativa, cioè il mitocondrio, cioè lì che si gioca, quindi un decremento anche dell'adenosintesi fosfato, ovvero la pompa energetica nostra. Questo poi col tempo si trasmette, diciamo, in un distacco degli isocromi e la sintesi proteica. Pensate un po', denaturazione proteica e anche una diminuita biosintesi di cambio proteico. Attenzione però, perché il decremento dell'ATP prova un'altra conseguenza drammatica, se guardate bene. Il famoso canale del calcio che Vincenzo lui parlava è la pompa sodio-potassio ATP dipendente. Tant'è vero che c'è, come vedete, un influsso purtroppo di calcio dentro la cellula, ecco perché il calcio diceva contro, ecco perché il magnesio sarebbe l'anticalcio, l'antinfiammatorio, ma non solo. E poi vedete anche un influsso di sodio e di acqua, quindi un rigonfiamento osmotico della cellula. Proprio perché si ha questa azione sia sul canale del calcio, cioè se ne blocca, diciamo, l'uscita, come deve essere, diciamo, fisiologica, se ne favorisce invece l'entrata e naturalmente si gioca poi non più sul rapporto corretto sodio-potassio intracellulare. Allora guardate, quando ci fu questo bellissimo, quando New England pubblica questi lavori, non è mai per caso, perché insomma, cioè pubblicare, guardate, io vi dico sempre, sono tanti lavori che si vedono molto pubblicati, riviste, sulle riviste, no? Però io vi consiglio sempre di leggere, adesso dopo 6 mesi sono anche disponibili, diciamo, online, le famose rassegne che si chiamano meccanismi di malattia, o anche drug therapy, per esempio, che fanno, no? Che sono delle rassegne in New England fa, e naturalmente di grandi esperti, e pensate che quando li fa fare, insomma, chi pubblica su New England, insomma, va, cioè, è forse il giornale di impatto, un medico più alto, insieme a Lancet, e insieme anche, ovviamente, anche per esempio alla, sì, quello a livello scientifico, pure parlavo strettamente medico, insomma, c'è Yama, per esempio, anche. Allora, guardate, che cosa ha detto Semenza, ma non solo lui, cosa è visto? Che l'ipossia provoca l'attivazione di un programma di trascrizione che appunto, che se ne accennava, che siamo messi un po' d'accordo, perché giustamente siamo tutti complementari, visto che poi dall'altro, senza nemmeno consultarci ormai da anni, siamo tutti complementari. Un fattore di trascrizione che si chiama HIF1, e non solo ha detto, ci sono due tipi, attenzione, perché è un eterodimero, cioè sono due subunità che si devono unire per fare un effetto. Uno,
l'espressione sensibile alla concentrazione, quindi inducibile, l'altro invece è costitutivo. E naturalmente questo è molto importante. Infatti vedete che la espressione è proprio ossigeno dipendente. Nel momento in cui si supera intracellulare il 4-5%, che è già un bel livello, si comincia ad avere il decremento dell'HIF, mentre invece a bassissima concentrazione, a bassissima concentrazione invece, eccoci, ecco, a bassissime concentrazioni invece vedete che c'è questa espressione di quello inducibile, quindi della presenza dell'ossigeno. Allora vedete che Semenza ha fatto queste. Lui lavorava, pensato, di nefrologi, studiava proprio, anzi, addirittura studiava i tumori renali, ecco, quindi di ipossia sui tumori renali, Semenza. E quando si va a guardare si dice, beh, allora andiamo a vedere il meccanismo in dettaglio, guardate, allora, si parte da questo HIF subunità 1-alfa, quindi scritto eterodimero, solo subunità 1-alfa, inducibile, quindi siamo a una concentrazione in di ossigeno veramente bassa a livello cellulare. Cosa accade? Si attiva la clorinidrossilasi, pensate, un enzima che attiva anche la biosintesi del collageno, per esempio, che tra l'altro vedremo è dipendente da tanti fattori, tra cui spicca proprio la scorbata, la vitamina C. E cosa succede? Lui dice, benissimo, in condizioni di normossia, quando già succede oltre il 4-5% a livello, io cosa faccio? Ti idrossilo, e ho uno scopo per fare questo, perché poi verrai reclutato da un fattore trascrizionale, si chiama von Hippel-Landau, è un suppressore tumorale. Questo è molto importante. Si trova sul cromosoma 3. Sapete cosa fa lui? Nel momento in cui questo enzima è idrossilato, dice, ti faccio il lucchetto. Praticamente ti blocco il lucchetto, e quando ti ho bloccato, abbiamo fatto questo complesso lucchettato, solo allora, mediante un enzima che si chiama ubiquitin ligasi, potrà andare alla ubiquitazione, e quindi la cosa degradazione del proteasoma, che citava anche Vincenzo con il caso dell'immunoproteasoma, sto qui dice, il proteasoma fa comodo, questa cosa ci porta alla degradazione, che ci deve essere? Perché se no dice, ma perché ci deve essere? Perché ci deve essere il controllo? È semplice motivo, perché se tu aumenti molto la concentrazione di questa subunità, a livello, diciamo, citoplasmatico, questa mi trasmira nel nucleo, e chi trova? Trova il suo gemello, l'uno beta, lo vedete? Si mettono insieme, si stringono, fanno l'eterodimero, e dice, quando vanno a fare l'eterodimero, attivano di fatto di trascrizione a livello delle sequenze del DNA. Più in particolare, guardate, allora, in pratica, intanto diciamo subito questo, l'enzima SP-STA, cioè questa proteina polidrossilasi, la cosa dipendente, si è detto ossido per forza, ioni ferro, ferro equivalente, il chetoglutarato, questo ci ricorda quindi il giro di Krebs, ovviamente, e l'ascorbato, la famosa vitamina C. Prima dice, ah, perché se no la vitamina C non si attiva, non si attiva. Ah, vedete come è tutto collegato. Cioè, non è che è tutto un meccanismo mosaico. Dice, benissimo, nel momento in cui mi formo, io però mi leggo al mio fratello, giusto? Sì, certo, al tuo gemello, ma avresti bisogno anche dei coattivatori. A questo una slide che faccio vedere tra l'altro il ruolo della vitamina C, che riguarda anche il collageno, per esempio, voluta mettere apposta. Ma guardate il sonno, nel momento in cui lui si unisce nel nucleo, non avrebbe bisogno anche di coattivatori che si chiamano, pensate, CBP-P300. Sono dei coattivatori nucleari, quindi c'è bisogno anche di quelli, che mediante riescono, diciamo, a assemblare l'eterodimero, solo quando è assemblato nel nucleo lo attiverà l'angiogenesi. Cambierà anche il metabolismo glucidico, ma solamente per dire alcune delle azioni, cambierà anche la proliferazione cellulare. In particolare, sapete cosa c'è? Ecco, lo dico subito, il primo effetto clamoroso è il fatto che noi sappiamo benissimo, dice, ma come si produce, come si lavora a livello energetico? Lo sappiamo tutti, i mitocondri, giustamente. Di certo succede, beh, il pilovato entra, si dà su in acetil, coenzima che sarebbe l'acido acetico attivato, e da lì parte tutto la sarabanda del ciclo di Krebs, giusto? Ma sapete cosa fa questo? Guardate, questo è veramente un meccanismo perverso. Lui va, l'HIF dice, aspetta un attimino, chi è che fa questo meccanismo da piruvato ad acetico enzima A? Una piruvato di idrogenasi, per forza, perché si detto giusto che poi non si lasi, l'ossidasi in assenza di... Dice, è un complesso tra l'altro, diciamo, trimerico, enzimatico, vedete l'energia, diciamo, di Gibbs, libera di Gibbs, quindi un processo molto favorito. Cosa fa lui, l'HIF? Fa il perverso, dice,
attivo una chinasi. Attivando la chinasi, io fosforilo la deidrogenasi. Allora uno dice, la fosforilazione è sempre negativa. No, è affatto vero. Dopo, per esempio, il Palestino e il suo, ovviamente, Adriano, ci parleranno, per esempio, della fosfochinasi, per esempio, no? Importantissima la fosforilazione. Ma in questo caso la fosforilazione, a volte, diciamo, la chinasi, purtroppo, avere l'azione della chinasi significa bloccare un'attività. In questo caso, infatti, si forma purtroppo una, attivando purtroppo la, diciamo, fosforilando la deidrogenasi, si blocca questo processo. Dice, allora cosa succede? È molto semplice, se te blocchi questo processo significa che il piruvato non entra con il mitocondrio. E pensate che questo è l'effetto Varco che Serena ci ha parlato, cioè il famoso CMI che tu hai citato giustamente, è attivato nel 40% di monomani, coopera col fattore ipossico per trascrivere questa chinasi. Cioè te che squadra delinquere che viene fuori. Cioè, quindi, cioè, qui veramente è difficile parlare di una cosa. Più si conosce la biologia cellulare umana e meno se ne sa. Cioè, è pazzesco, perché d'altra parte è anche giusto essere più approfonditi, però fa quasi paura, perché se si vedono i testi tanti anni fa sono veramente semplicistici. Oggi veramente, infatti, i testi di patologia passano da 700 pagine a 1700, perché veramente. Allora, però dice, guardate, vogliamo il metabolismo, condizione di normossia, condizione di ipossia. Allora, quali sono, dice, quelli che risentiranno di questa variazione dell'HIF? I trasportatori del glucosio GLUT1 e 3, gli enzimi della cascata glicolitica e poi la famosa, come si è detto adesso, piruvato deidrogenasi, chinasi, che blocca appunto l'entrata del piruvato nel mitocondrio. Oltre ai trasportatori, ma perché questo? Cioè, perché ci dice ciò? Ma è molto semplice, perché in condizioni di ipossia, purtroppo, avvengano, avete visto di anzi quando all'inizio ho fatto vedere i, diciamo, i canali coinvolti, purtroppo avviene una acidificazione potente a livello intracellulare, con esclusione, come vedete, delle pompe, diciamo, che buttano fuori sia il lattato che gli ioni di idrogeno. Allora uno dice, calma, se questo fosse vero nell'ambiente sarebbe talmente una tanta acidità. Ci devono essere anche gli attivatori, per esempio, del bicarbonato, quindi, trasportatori anche del bicarbonato. Non solo, ma vedremo che vengono alterati anche, scusatemi, il recettore del glucosio. Adesso vedremo come, quindi c'è stato veramente, c'è un cambiamento, diciamo, delle cascate biochimiche che implicano la glicolisi, diciamo, le pompe che regolano ovviamente l'acidificazione intra-extracellulare, e vedremo anche ovviamente il ciclo di Krebs. In particolare, guardate altro meccanismo, là. Sono, dice, i due fratelli, che poi hanno scoperto anche l'altro fratello, attenzione, vi riassumiamo, HIF1, sono due gemelli, alfa e beta, giusto? Si mettono insieme, poi c'è il fratello HF2. Lui invece cosa fa? Dice, attenzione, lavoro insieme a te, perché mentre tu mi blocchi il metabolismo glucidico e la via glicolitica me lo dai perso purtroppo la formazione del lattato, e anzi, ora vedremo anche come, modificandomi gli enzimi, eccoli là, per esempio modifica l'esochinasi, la fosfofruttochinasi, tutto, per poi andare a vedere, dice, sì, fulgo lattato, ma un momento, vedo che l'HIF fa un'altra cosa interessante, ma guarda caso, mi va verso la biosintesi dei nucleotidi, cioè attivandomi la via dei 5 pentoso, ma come mai? Per fare più nucleotidi, dice, aspetta, quindi sta costruendo qualche cosa, sì, infatti, perché il suo fratello cosa fa? Intanto blocca invece l'oblato ossidazione, quindi il mitocondrio veramente KO a quel punto, e mi favorisce invece la biosintesi dei lipidi. Quindi uno dice, fa uno, fa due, dice, ah, nucleotidi, lipidi, stai costruendo nuove cellule, giusto? Non solo, ma addirittura il suo fratello dice, quelli rossi facevano bene, ti blocca anche quelli, cioè, capito? Quindi guardate che squadra, lo vedete qui, quindi il meccanismo è uno, ti blocco questo, l'altro invece, anzi, ti blocco questo e vado verso quello. Quindi, in totale, i due fratelli fanno, via uno si occupa della via del glucosio, l'altro di acidi grassi, e dicono, io ti faccio nuovi nucleotidi, te mi fai anche nuovi biosintesi di lipidi, ci costruiamo nuove cellule, per esempio. Allora vedete che sta fatto della Serena, lo shift, e lo shift è questo, ma questo è sul science, non appunto il famoso, come dice, siamo a bollettino dei biologi indipendenti del Chianti Fiorentino, cioè come l'ho inventato io, cioè impact factor 10 alla meno 5, cioè niente praticamente, cioè se mettiamo insieme io, Serena, Vincenzo, se lo facciamo una sera, facciamo il lavoro, cioè, ce la facciamo, ce la cantiamo, no, invece è science, cioè neanche uno dice, Nature e Science hanno fatto un lavoro su questo, va per il Nobel, di sicuro, va per il Nobel, di sicuro.
Allora, attenzione, mi siedo un attimo, perché almeno voglio spiegarvela bene questa cosa con calma. Guardate, c'è un meccanismo veramente di cui vi voglio parlare in maniera importante. E che è questo. L'ipossia di infiammazione, cosa hanno scoperto? Lì è una cosa sconvolgente, ma nemmeno abbastanza recente. Qui anche Vincenzo ha parlato del nulla fatto, il KP, pur te l'hai parlato anche te. Qui è sconvolgente questo fatto. Sono le facce, la stessa medaglia. Cioè, ma com'è possibile? Senti un po', che è successo? Si è scaricato. Si sente? Sì. Guardate, in che senso? Dice, allora, chi è il grande attore? Non posso dire, si riesce. Il grande attore è lui che ha fatto il KP, una citochina cattiva, infiammatoria molto cattiva. E allora dice, il quale il meccanismo partecipa? In tutti, ce l'ha proprio in tutti. Il Vincenzo ha parlato di come, per carità, certo, perché veramente, poi tra l'altro se vai in fondo voglio anche fare un appunto, perché lui dice una molecola che mi piace tanto, la curcumina, ogni mattina la prendo, ogni mattina magnesio, stamattina mi sono alzato, mi ho preso il mio strato fatto da me, ho fatto la curcumina interferente, perché devo bloccare nulla fatto il KP. Questo tutte le mattine, perché metodico, cioè non si scappa. Dice invece abbiamo preso, mangia di pet allora, di tutto sommato. E chi è questo grande attore? Dov'è che va a fare danni? Nel famoso macrofago di Aino Santoni, perché c'è un giorno della storia della vita. Sicuro è questo qui. L'atto si chiama 9 gennaio 2013, Varsavia, Polonia. Conosco il professor Aino Santoni. La mia vita professionale e culturale anche da così, ma la verità, uno, questo è un amico, non io, un amico vero, perché gli amici difficili sono quelli veri, quelli che sono al di sopra, interessati, che non hanno gelosie. Secondo, mi ha stimolato tutti questi discorsi, ma ti bombati il cervello per 7 anni, cioè ogni tutte le settimane sono lì a. Perché quando mi telefono mi impaurisco io. Quando vedo Vincenzo Santoni, cioè, questa cosa mi chiederà adesso. Magari mi chiederà di il calcio, nuove prospettive. Devo essere sempre pronto a rispondergli. Allora, mi ha insegnato il macrofago e mi ha detto, praticamente mi ha aperto un mondo, ma non solo a me, a tanti altri colleghi, perché questa cellula, che uno la studia all'università, dice, vabbè, il sistema immunitario, poi può diventare, no, che poi viene la monocita. Cioè, accidenti, ma questo è un primatore veramente. E guardate cosa succede al macrofago. Che quando vedi questo, uno dice, il stabilizza l'inibizione della prolina idrossilasi che adesso vedremo, in pratica inibendo l'inibitore del TNF-alfa, cioè uno dice, noi abbiamo meccanismi pazzeschi, guardate, eccolo qua, questo è pubblicato recentemente sul mio internet, guardate cosa hanno scoperto, vedete questo meccanismo qui, guardatelo bene, è quello che ho spiegato prima, del meccanismo a lucchetto, è la stessa cosa, guardatelo. C'è il discorso della polidrossilasi, delle due subunità, giusto? Vanno, fanno vedere il nucleo, e nella sequenza del DNA, avete visto, ci sono i famosi elementi regolatori dell'ipossia. Ci sono? C'è la possibilità? Vabbè, elementi regolatori, sente comunque? Sì. Meno male. Elementi regolatori dell'ipossia che favoriscono questa, se la dico, angiogenesi, avete visto, recettori del glucosio cambiati, e sì, tutto cambiato, ma guardate cosa succede anche, questo lo aveva detto a grande sorpresa, cosa riesce a fare l'HIF? A produrre il nuclear factor KB e attivare il full right receptor, il famoso full right receptor 4, quelli famosi su cui va a agire anche l'ipopolisaccaride, cioè significa scatenare l'infiammazione in maniera veramente da seconda guerra mondiale. Dice bene, allora è lui, che certo che è lui. Ma cosa hanno scoperto? Attenzione, dice, ma ti si sta riparlando del macrofago? Certo, perché qui è il terreno di battaglia. Ma guardate cosa succede di qua. Uno dice, scusa, ma questo lui ha fatto il KB, non lo controlla nessuno. E sì che è controllato invece, meno male, ci sarebbe un inibitore. Una chinasi lo inibisce. Ah, meno male. Dice, ecco il problema però. Se te c'hai un aumento del questo inibitore, del lui ha fatto il KB, da chi è bloccato? Dall'HIF. Ma come lui? Certo, lo produce. E ti va a bloccare l'inibitore? Sì, certo. Perché lui fa un meccanismo, vedete il lavoro che fa. Lui gli dice, e sapete come reagisce? L'HIF dice, aspetta un attimo, perché se io sono abbastanza sufficiente, ti blocco la prolina idrossilasi.
era lei che blocca l'inibitore contro soggetto, garantisce l'inibitore, giusto? Cioè, nulla ha fatto, tappa B è inibito, è incatenato. Attenzione, è incatenato. Però c'è la politica ossidata che dice, oh, che controllo io, poi manco un fattore indipendente. Ma purtroppo la TIF gli dice, no, purtroppo, l'aumento di concentrazione in questo caso, se va oltre un certo limite, come si è visto, non prende la via della normossia, ipossia, c'è l'inibizione, diciamo, della prolidrossilasi. E questo significa sganciarlo dal lucchetto che blocca. Pensate il nuclear factor KB, che anche lui, incredibile, ha due subunità. Eccole là, P50 e P65. Allora dice, ma come se si sgancia lui, che fa? Come quell'altro? Sì, va anche lui nel nucleo. E cosa va a fare? Incredibile, anche lui ha una sequenza. E che guardate chi produce nel nucleo, scusatemi, eccolo là, l'HIF. Cioè l'uno aiuta l'altro. Cioè sono dei complici. Io aiuto te, ma facendo questo io andrò a bloccare anche la polidrossilasi, che era quella che ti teneva bloccato l'inibitore, ti sgancia l'inibitore, due subunità vanno nel nucleo, a sequenze, diciamo, attivate, e produrrai me stesso, io stesso e tu attivato. Quindi è un meccanismo così perverso che uno dice, se uno lo vede questo qui in senso, per esempio, applicativo tissutale, dice, lo vedete che la decremento della frazione passare d'ossigeno, uno dice quanto? Voi sapete quanto? Sotto il millimetro di mercurio. Cioè, ce ne vuole, eh? Cioè non è che sta parlando di 0,2, 0,5, tanta roba, quindi possiamo molto spiccare. Ma c'è, cioè, vedete, stravaso di liquidi, a livello per esempio endoteliale, a livello basale, vascolare, anche il microcircolo sta parlando, Poi il release le acide citochine infiammatorie, il tubo factor alfa, le interleuchine 8 e 6, per non parlare anche della trasmigrazione dei cellule infiammatorie, tra cui spicca il macrofago, per esempio, e che si attiva e diventa a questo punto M1. Eccoci il problema, e diventando M1 attiva anche lo che ha fatto il KB. Attenzione, se uno lo vede per esempio a livello dell'alveolo, mentre un'infiammazione per esempio a livello dell'interstizio polmonare, guardate cosa accade. Già lì ci sono per esempio situazioni che si possono creare, oltre all'ipossia alveolare, anche dei microtrombi che possono sfavorire anche e peggiorare per esempio una situazione acuta, per esempio potrebbe essere un edema polmonare o anche, perché no, una polmonite acuta. Tant'è vero che fece vedere questa slide a un carissimo amico che voleva fare il nome dei motivi di privacy, che insomma questo problema l'ho conosciuto, insomma, e mi disse, dice, ma cavolo, proprio questa slide per far vedere, non sono passato con una polmonite acuta, ho iniziato la vita, dice, sì, purtroppo è così. E vedete che allora se si va a guardare a livello di organo, sono tanti interessati, perché uno dice, quali sono gli organi vitali? Tutti ci dicono, vabbè, cervello e cuore, sì, ho capito, ma nessuno calma, e il fegato rene dove li metti, senza fegato non vivi, con un rene uno, ma non tanto bene, con due sei morto, e poi c'è l'intestino, secondo cervello, anzi, quasi quasi primo cervello, ora. Cioè stiamo scherzando, e se lo vedi dice, e che fa la KF? Guarda, Damiano Vincenzo nelle sue bellissime lezioni mi ha sempre insegnato giustamente che qual è la varia, diciamo, le forme che ha anche il macrofago nei vari tessuti, tra cui spicca con le cellule del Kupffer. Allora quando vai te a vedere questo meccanismo più intimo a livello dei fatti, ti accorgerai che i due fratelli maledetti, stavolta in coppia addirittura, parlo di fratelli, non dei gemelli. I gemelli sono invece uno alfa, uno beta, giusto? Quindi, i fratelli sono invece uno e due. Uno metabolismo libero, cioè guardate che cosa fanno gli epatociti, favoriscono l'attivazione del macrofago, che poi si esprime per dire che è una produzione di fattori di crescita, che possono essere quelli sia tessutale, tanti, il tessuto l'ho fatto, e alla fine le cellule stellate epatiche si trasformano poi in fibrosi epatica, in pratica in cirrosi epatica. Quindi hanno una componente, l'HIF fa parte del bagaglio, del mosaico che porta in modo graduale, lento, inesorabile alla cirrosi epatica. Ma Semenza aveva fatto gli studi anche su questo, aveva visto per esempio che era un primo attore nella ischemia sia acuta, nella cirrosi anche tubo intestinale, per non parlare di un altro effetto che Semenza aveva visto. Poi aveva detto, ma lo sapete c'è un'azione, vi ho parlato, vi ricordate il famoso Onip e Landau, giusto, no? Il promotore, lui diceva, quello che poi fa il lucchetto, lui ha delle lezioni anche indipendenti, lui dice, cioè, se io non ci sono, un mio decremento purtroppo attiverebbe una tumorigenesi renale, che è indipendente, attenzione, dall'azione
delle HIF, questo è proprio un suo detrimento. Pensate, sono delle persone che hanno geneticamente questo fattore leggermente ridotto o quasi assente e che sono ovviamente esposte ai tumori renali. Allora dice nella cute è uguale, cioè se parlate anche di Anzi, che è un briori, che forse sono Vincenzo una sera hanno parlato della cute, no? Te Vincenzo hai parlato del melanoma, eccoci. Quando si parla dei carotici, ecco, guardate cosa fa l'HIF, fa il passaggio da cheratinociti a melanociti, quindi stimolando poi la formazione del melanoma. Quindi questa è una cosa importante, non sull'omeostasi evidente, ma purtroppo su questa casa formazione che poi col tempo sapete che ovviamente ha una. E questo lavoro bellissimo fatto su biochimica di due fisi da tanti anni fa. Allora guardate con grandissima emozione quando Giorgio mi ha telefonato, io ho detto: ecco, c'è stata giustizia nei premi Nobel, questa è giustizia, cioè hanno dato il premio Nobel a Semenza, a Radcliffe e a Kerin, era giusto che fosse così. Però io mi chiedo adesso, io, noi da anni parliamo di questo, c'è gente che aveva anche sepolto l'effetto Warburg, che aveva detto sì vabbè l'ha fatto nel 31, ma del buon Warburg era un milano, cioè Warburg si sta parlando di un padre, una persona con un cervello così, che pensa che il suo migliore allievo è Krebs. Vi dico solo questo. Ma poi Warburg per me ha fatto solo questo. Cioè, se voi andate a vedere Warburg, ha dato un contributo alla biochimica esponenziale proprio. Ancora oggi si parla, si parla di effetto Warburg anche nei test biochimici, test ottico di Warburg, degli enzimatici. Quindi un padre, quindi ho detto. Questo è vero, mi sono emozionato, ho detto Giorgio, bisogna fare la sua vita a Milano e a Torino, una giornata di ringraziamento, quale cioè, adesso mi chiedo, che ora succederà? Perché quanto ne abbiamo visto in questi anni, delle sciocchezze sul web, perché la gente scrive sul web adesso, attenzione, vi posso dire una cosa cari colleghi, ovviamente un messaggio importante, quando tutti noi siamo a che fare ovviamente con pazienti, amici e colleghi, quando mi dicono ho saputo che domanda subito, faccio la blocco subito, dimmi la fonte. C'è chi mi ha detto la fonte Sant'Anna, la fonte San Vinatio, benissimo, la fonte bibliografica, dove l'hai letto? Dice, mettila un attimo, dove l'hai letto? Dove? Ma l'hanno detto, chi te l'ha detto? Dice Facebook, non ce l'ho, non me ne frega niente, portami i dati, ma allora guarda sto lavoro, non è sufficiente, bisogna, no, insistente. Oh, allora, cioè, noi guardiamo le fonti, perché se no qui io vedo anche su fonti di informazione Google News, delle notizie veramente fantastiche. Ieri leggevo su, per esempio, che parlavano del diospero, attenzione, il diospero è calorico, tutto, cioè, io lo scrivo, non ci scrivo nemmeno, ma per piacere, ma che noi siamo una bomba calorimetrica, noi, siamo un calorimetro, cioè calorie almeno 100 grammi, 70 calorie, non si sa nemmeno quanto ne arrivano realmente, arriviamo alla metà, mentre si pone il punto della famosa maledetta la caterina, si è detto che la biodisponibilità, o nessuno se la pone questo problema. Ma quanto entra veramente? Perché uno dice, ho mangiato 100 grammi di noccioline, oh mamma mia, ho visto 680 calorie. Ah, perché te pensi che sono calorie, cioè in realtà te bruci una stufa, sei una stufa, te sei una stufa, cioè no? E guarda che sono fatti in una stufa, Ah sì, hanno fatto la somma ai nutrienti, ma non è così, noi siamo un'altra cosa. Infatti, di quelli 100 grammi, forse te ne dà 50, vai al gabinetto e vedi che non l'hai digerito nemmeno. E quelli che entrano hanno delle fibre, quindi ci hanno anche rialzato un po' l'insulina forse. Ma non lo diciamo, che se no la gente ne mangia un chilo poi, cioè capito? E magari ne fa però 900 grammi di gabinetto, capito? Quindi il problema è questo. Quindi noi siamo calorici, non siamo così. Allora io dico, speriamo che questi studi, vedete anche sull'angiogenesi, che è dipendente, perché purtroppo una delle molecole che l'HIF va proprio a stimolare, sapete cos'è? Il fattore di crescita del miotelio vascolare. Eccoci là. E tutte le chinasi ad esse connesse, comprese le stress protein. Allora uno dice, porca miseria, ma questo significa una trascrizione di fattori angiogenetici, certo. Guardate poi la differenza tra i due tipi di tessuti, uno dice, cavolo, si comincia a preoccupare, e dice, eccoci, e questo lo produce il primis, l'HIF. Eccolo là, quello Serena ti ha visto fare. E lui, non c'è niente da fare. Che trasmette? Quando ti devi fare altro che il segno della croce, veramente il segno della croce. Cioè se ti hai attivato il fattore del modo anomalo, ti devi preoccupare non per la nuova crescita di vasi in condizioni fisiologiche, ma in condizioni angiogenetiche diverse. E qui ovviamente ho messo anche questa figura per far vedere, quando riguardate le slide, l'evoluzione di una metastasi, vedete?
è un processo lento. Perché, ma perché avviene? Perché a un certo punto il tumore dice: oh, io non ho più ossigeno, io ho bisogno di ossigeno in clienti, ma hai messo una situazione difficile, io devo campare. Mi ci ha messo te, in una classe, beh, dice, quello che vuoi. Genetica, epigenetica, ma io devo campare. Allora uno dice, benissimo, e purtroppo mi crea i passi e mi prendo i clienti che voglio. E sottrae anche a te. È un organismo nell'organismo, non c'è niente da fare, capito? E allora guardate chi è, vedete, mentre l'HIF1 stabilizza l'espressione dei fattori di crescita, la migrazione e la proliferazione, il fratello, il 2, ne favorisce l'adesione alla matrice extracellulare, ma senti che squadra delinquere. Quindi non solo sul metabolismo lipidio, glucidico, mitocondriale, addirittura da vascolari. E poi uno dice, ma perché c'è una correlazione diretta? Certo che c'è, diretta. C'è molto spesso l'ipossiazione lentissima dei tumori, tant'è vero che, dice, guardate, è positivamente correlata. Dose dipendente, quando dice dose dipendente, sono effetto fisiofarmacologico accettato. Tant'è vero che, guardate, ma guardate la pressione, si sta andando sotto il millimetro di mercurio, intracellulare, cioè il tradotto significa inferiore allo 0,5%, è veramente bassa, cioè più è basso questo e più cresce in maniera esponente, e insieme cresce il fattore di crescita vascolare. Quindi vedete che il meccanismo, quando uno parlava di lui, certo parlavo di Warburg, come l'hanno, no? È tutto in teoria, tutto crollato, eccetera eccetera, anche perché uno diceva, beh, se fosse vero come fai poi? Cioè c'è chi si potrebbe preoccupare, no? Dice, e con l'ossigeno che ci fai? Ah, perché l'ossigenoterapia non c'era, ma non ci si guadagna, ci si guadagna poco l'ossigenoterapia, ragazzi, parliamoci chiaro, anche la vitamina B ci si guadagna poco, cioè è la verità, lo so che mi state riprendendo, però tutti lo sappiamo, no? Senza fare nomi, però tutti lo sappiamo, quando non si porta troppo, sufficiente cassetta, purtroppo è questo, quindi quasi sepolto, adesso riattivato, adesso veramente portato agli allori, ci ha visto 100 anni dopo quasi, incredibile, sì, e allora uno dice, Serena mi ha fatto dire una cosa importante, ecco perché sono tutti complementari, cioè le cellule che sono ossigenate sono diciamo rispondono meglio alla radioterapia, e purtroppo c'è una frazione che anche minima è ossigeno resistente alla rigenerazione, che purtroppo sono quelle che causano poi la famosa resistenza al trattamento. Ed ecco perché per aumentare il cell killing bisogna aumentare l'ossigeno, cioè bisogna dargli più ossigeno per farli trasmigrare dallo stato ipossico allo stato iperossigenato. E questo è il motivo, purtroppo, non solo per la radio, anche la chemioterapia. Ecco perché la cura che voi avete fatto, che ho visto, quello era splendissimo, e dimostra proprio questo, quindi. Perché uno dice, ah, ma la dovresti dire, come fa poi fare le famose ipotesi, e quindi c'è il food, curano i tumori. No, non sto dicendo questo, sto dicendo che è proprio l'azione di squadra che fa il gioco, dovrebbe essere considerato. Quando uno dice, la curcumina non è vero. Attenzione, blocca il nulla affatto il capo e altri fattori, ma si lavora a squadra. Guai a dire che mi sostituisco a, questo è l'errore. Anche se poi uno dovrebbe pensare, ma potrebbe anche essere, ma non si va contro quelli che sono attualmente i canoni della medicina, diciamo, terapia ufficializzata. E allora guardate, cenno sulla metilazione di DNA, che cosa è venuto? Benissimo, sapete che da una parte la metilazione c'è un problema importante. Questa è protettiva del genoma, la modulazione efficiente del DNA, è anche compatta la cromatina, cioè si trasforma la citosina in ciclo di citosina. Ma uno dice, benissimo, e dove avviene questa cosa? Interessante, nei tutti i nucleotidi che sono citosina vicino alla valina. Dice, e però uno mi disse, non ho mai capito per una cosa. E ho detto, ma la ipermetilazione o la ipometilazione favorisce? Perché c'è chi mi ha detto, ma scusami, a me risulta che anche l'ipermetilazione sia a volte cancerogeno, ha messo il discorso, sì è vero, perché attenzione, se va a controllare uno dice, cosa hanno scoperto abbastanza recentemente? Che c'è un gruppo di proteine, gli enzimi che si chiamano TET, e in particolare sono tre, sono famose enzimi di traslocazione 10-11, sapete cosa fanno questi? La metilcitosina è quindi un genoma protetto, questi vanno a ossidarla, dice ma come? Idrossi, ma perché? Perché si è scoperto dopo perché? Perché attenzione, perché tu dici, non ci scordiamo, ci abbiamo anche i geni. Vedete, sono alla pista, c'è 5 minuti. Eccoci, a 5 minuti io praticamente finisco. E quindi vedete cosa succede?
Quando vai a misurare questi, uno dice, ma perché, io non ho capito, ma la ventilazione quindi sarebbe negativa? È appunto se la ventilazione avviene in delle zone chiamate canyon, dove ci sono i geni promotori che proteggono dall'attivazione timorale, se tu mi tiri quelli, in pratica mi ha inibito il protettore. Quindi se tira mi dai lo sgancio per la possibile attivazione timorale. Ecco perché, allora, vedete qui, le famose isole, questi grossi meticitosina, dice, oh, calma, qui vicino non devi essere metilato, ci sono io che faccio in modo da dire ti demetilo e torni indietro. Queste isole, questi canyon vanno assolutamente protetti, che sono i geni protettori, questo è il meccanismo. Naturalmente vedete, e questo vi dà, sapete da chi dipende tutto questo? Dall'ossigeno. Pensate, la carenza d'ossigeno regola le tette, quindi sono regolate finemente dall'ossigeno queste. Allora vedete, colpo di scena, la vitamina A e comunque i retinoidi, compresi il ibuprofene, aumentano l'espressione delle TET, che sono protettive per questo meccanismo, mentre la vitamina C ne potenzia l'attività. Allora uno si chiede il problema. Anche un'altra bellissima cosa, l'acido folico, pensate. L'acido folico, l'ha detto Caterina, che parlava di questa fosfo, quando hai parlato dell'HPT, no? Giustamente, che è attivato un meccanismo attivato da questa fosfoinositol chinasi 3. Che va poi a giocare su questa HPT, che sarebbe, guardate, una proteina chinasi B in pratica, quella che dà luogo purtroppo non solo alla trasmutazione, ma anche all'intrappato HPT. Quindi pensate, questo è un meccanismo enzimatico a cascata con fattori trascrizionali che porta non solo alla, diciamo, facilitazione dell'HIF, che si è detto prima, ma addirittura della conseguenzialmente come ha fatto capire che queste sono intimamente collegati i due fratelli. Beh, l'acido folico riesce a bloccare questo meccanismo. Allora vedete, dice l'acido folico, attenzione, ora entriamo proprio in un discorso. Questo l'ha fatto vedere Serena, e vedete, io l'ho messo proprio per marcare ciò che Serena ha fatto vedere. Gli studi che hanno fatto sono basati proprio sul fattore ipossico, sia a Milano che Urbino e Roma. Ecco perché, ma io voglio dirvi questo invece, non farvi vedere gli studi di Serena, che vedete sono quelli che hanno fatto sul metabolismo cellulare, bellissimi, che hanno guardato le ricettori del glucosio, l'effetto neolitico, queste sono le cose che uno dovrebbe guardare quando guarda i lavori di self food, per dire, perché ormai lo uso da 20 anni, quindi questo deve guardare. Ma una cosa importante, e qui mi aggancio, vedete, l'importanza, come tu l'hai fatto vedere Serena, benissimo, ma io mi riaggancio a questo. Quando Caterina ha detto, ma si pensa mai alla biodisponibilità? Ma ci pensiamo a questo? Dice no. Ma allora, vogliamoci dire la verità, anche lo stesso Vincenzo parla della vitamina, benissimo. Ma quante ne arriva veramente? Quante ne arriva? Quante volte mi sono trovato nella mia battaglia ormai annuale, che adesso comincia? Guardate che 25 università di Firenze mi hanno detto, ci devi fare una lezione a medicina sull'omocisteina. Mi ha chiamato una... Cioè per dire no, la cosa comincia a risuonare bene, così i futuri medici nutrizionisti sapranno questa cosa, il rischio reale. Allora attenzione, tutte queste cose importanti, come ci arrivano? Se hai una forma importante che sia biodisponibile, cioè ci dai l'acido folio, benissimo tutto, ma come li dai? Cioè, qual è la domanda che sono fatti? Quanti ne arriva nel tessuto? Dice Alice a livello, sai, c'è un preventivo cardiovascolare, ma dove deve agire? L'endotelio. E quante ne arriva nell'endotelio? Di metil tetraidrofolato, la forma attiva? La domanda che ieri Cristiana mi ha fatto, la vitamina B12, come mai a volte va? Non entra. Cioè, c'è il rischio che non riesce a entrare per le biodisponibilità. Quindi, questo avviene sia per i nutrienti, cioè, che per i nutrienti in azione farmacologica, quindi fitonutrienti o i nutraceutici, così detti. Cioè, se non si guarda quinto, non si risolve il problema. Cioè, è acqua fresca. Questo. E allora vedete, non questi picchi, ma ci deve essere questo andamento, che ci insegnano anche, che la farmacologia ci aveva insegnato. Perché se voi dice, quando date un antibiotico? Bisogna sempre garantire concentrazioni minime, no? In livelli tessutali, quindi plasmatiche, con un discorso di PIR, bisogna dire, è per forza. Quindi regoli la famosa farmacocinetica. E qui è la stessa cosa. Allora vedete, quando si parla di questo, e concludo con questa, si parla anche di un altro aspetto. Quindi, quando si dice, perché dovrei usare questo tipo di vitamina? Perché non uso, per esempio, no? Perché uno dice, allora è importante che io usi, ma come mai io ci ho usato l'acido folino? Non ho visto risultati con la cisteina, non è più disponibile sufficientemente. E cosa devo prendere?
il metil tetraidrofolato. E la cobalamina, la metilcobalamina. Dice, tu però sono in sangue, e non è detto che entri addirittura. Ma lo vedi poi dal marcatore, dal decremento. Vedete, è importante. Allora dice, e chi è che vi garantisce la metilazione? La metilazione? Il sale. Cioè lui se ne parla sempre poco, ma questa qui, guardate, questa molecola qui, che è la adenosina attivata, guardate cosa crea, la creatina del gruppo di Genova, certo, che dopo vi parleranno in dettaglio, ma guardate cosa crea, oltre al controllo epigenetico. Cioè il sale è il metilatore eccezionale, ma questo qui, se te non lo dai in maniera efficace, non arriva. Gli studi l'hanno fatto, dice, in Norvegia 800 mg, un grammo, non c'è bisogno di questo, no. Perché scusami, se mi prendo il sale sublinguale, la famosa eredità maglie larghe, come dice sempre Vincenzo, lo faccio passare il sale e realmente ne arriva. E lì il problema è di proprio farmacocinetica. Arriverà a livello tessutale ciò che deve arrivare con meno voce. Dice, quello doso, e lo dosi. Cioè te dici, quel problema c'hai, ma quando io vorrei solo metilare, vabbè, basta, lo vado, c'è che voce, lo faccio, a posto. Dice, no, mi problema, ma se io posso dire, mi hanno scritto, dice, signore, questo è molto miceli, mi ha mandato terziano, sono una persona depressa. Ecco, anche voglio dire, cioè già si vede, cioè con questo, scusami, che secondo te io una persona depressa, per web consiglio questo, ti dico, signora, mi faccia parlare la sua psichiatra, per cortesia, eh? Cioè, con lei non voglio più parlare, scusi, ma, cioè, anche perché quella dice, sai che, diceva, mi butto alla finestra poi, cioè, capito, non esiste. Ma però voglio dirvi che se uno prendesse il sale da 8 gocce 3 volte al giorno anche, per fare un'azione di fatto che è una il Samir. E prima lei che gli studi 250-300 mg, ma perché dice? Perché non ha la stessa biodisponibilità. Quindi mi raccomando, messaggio finale, l'importanza dell'ossigeno ce lo portiamo tutti a casa, perché per il Nobel finalmente, cioè, se ci pensate in meno di 100 anni, 2 Nobel, confermate questa. E poi una cosa importante, quando vi dicono, guardi, sia in campo nutrizionale, che in campo farmacologico, che in campo infrascettico, sì, ascolti signora, non fatto, dipende da tanti fattori. Uno, con la fa, ma con quanto ne arriva a livello tessutale realmente. Cioè diamo una marcia in più, a quel punto c'è, la biodisponibilità è cruciale, sia nell'alimentazione che nella supplementazione. Grazie, mi ascoltato. Grazie.